bene qui, ad accordo è così, ad accordo è così. La scaletta della nostra trasmissione prevede un servizio di Giovanni Zanon, che ha intervistato Leandro Grones, sindaco di Livinallongo del Col di Lana. Nel secondo servizio saremo a Falcade, in occasione del funerale di Monsignor Alfredo Murer. Parleremo poi della Biblioteca di Alleghe, a 10 anni dalla fondazione, con una intervista a Nadia Callegari. Siamo a metà novembre, un anno fa l'uragano Vaia devastava la provincia di Belluno e con particolare violenza la zona del Lagordino. Sentiamo dal sindaco di Livinallongo il ricordo di quei giorni. Quei giorni insomma sono stati dei giorni terribili, dei giorni che mi hanno fatto crescere proprio con un'esperienza anche bella per certi aspetti, per la solidarietà che è stata dimostrata dalla macchina della protezione civile, che è stata fantastica, ma soprattutto dai miei concittadini che si sono subito rimboccati le maniche per rimettersi in piedi. L'allertamento è stato quei giorni veramente seguito da tutti. La sera del 29 non c'era più, alle 7 di sera, alle 6 di sera non c'era più nessuno in giro, tutti in casa. Il giorno dopo devo dire che qualcosa come 200 miei concittadini insomma con motoseghe si sono rimboccati le maniche, hanno aperto praticamente con l'aiuto degli uomini di Veneto Strade e degli operai comunali praticamente tutto il territorio per consentire alla protezione civile di raggiungerci. Le previsioni sono assolutamente fondamentali per la protezione civile, per prevedere gli effetti che il tempo causerà poi sul territorio. Ormai le previsioni sono molto, molto affinate e a queste ci atteniamo sempre. Al Comune di Livinallongo sono stati destinati qualcosa come oltre 30 milioni di euro, principalmente destinati ai siti valanghivi, 6 siti valanghivi molto, molto importanti, pericolosi, che saranno ormai oggetto di sistemazione a partire dalla primavera del prossimo anno. Al di là dei siti valanghivi di cui si ragionava prima, che impegneranno molte risorse, noi siamo intervenuti con 1,5 milioni di euro su vari tratti della viabilità comunale, sul torrente Cordevole, oltre agli interventi che ha disposto il commissario Zaia attraverso i servizi forestali e Veneto Strade per ripristino di argini o miglioramento e anche la messa in sicurezza della viabilità principale. Abbiamo avuto tutta l'estate una decina di operatori dei servizi forestali per liberare assieme anche questa volta alle frazioni e ai volontari praticamente tutta la viabilità silvopastorale che si sviluppa per oltre 120 km a Livinallongo. Bisogna dire che Vaia ha reso il nostro territorio più debole, l'ha reso più debole, quindi ogni evento è attenzionato maggiormente rispetto a quanto avveniva prima, proprio per questo motivo. Proprio in questi giorni insomma siamo in allerta per le previsioni meteo, per la neve che andrà a fare. Sono tanti i fattori in gioco che rendono la montagna sempre più fragile, come sottolinea Grones, ma anche sempre più spopolata. Devo dire che Livinallongo è il comune del Lagordino che perde meno abitanti. Insomma, Livinallongo l'ultimo dei problemi è quello del lavoro, però l'attaccamento dei miei concittadini alla propria terra è fenomenale, insomma, quindi è quello che ci dà la speranza per il futuro.
futuro, insomma, prendiamo meno di Agordo che a Luxottica, quindi questo è tutto dire, non solo merito del lavoro ma proprio dell'attaccamento alla propria terra, alle proprie tradizioni, alla propria cultura, alla propria storia dei miei concittadini. E per quanto riguarda la stagione turistica? Il comune di Linallongo è il secondo comune turistico della provincia, abbiamo numeri importanti in inverno ma anche in estate, 380.000 presenze turistiche in un anno sono molte. Beh, la stagione estiva quest'anno è partita un po' in sordina, poi bene il mese di giugno per le manifestazioni ciclistiche che organizziamo sul territorio, un calo a luglio, inizio agosto, però poi bene, insomma. Però bisogna lavorare sulla destagionalizzazione, che è poi la chiave vincente per migliorare ancora. Il 13 novembre, nella chiesa parrocchiale di Falcade, il vescovo Monsignor Renato Marangoni ed una trentina di sacerdoti hanno concelebrato la Santa Messa esequiale per Monsignor Alfredo Murer, deceduto domenica 10 novembre all'ospedale di Belluno. Presente anche tanta gente di Falcade che non ha voluto mancare per dare l'ultimo saluto all'illustre cittadino che ha offerto tutta la sua vita fedele al suo ministero di sacerdote, così come ha ricordato all'omelia Monsignor Marangoni. Da Livinallongo del Col di Lana, dove Monsignor Murer è stato parroco decano per 12 anni, doveva giungere un pullman, ma è stato bloccato dalle avverse condizioni meteorologiche. Don Alfredo, come veniva chiamato, si è fatto volere un gran bene e ne ha fatto tanto. Al termine della messa, il vicario generale per la diocesi di Belluno-Feltre, Don Graziano Dalla Caneva, ha tracciato il percorso sacerdotale di Monsignor Murer, dal seminario minore agli studi teologici, al ministero, esercitato nelle parrocchie di Cadola, Col Cugnan, poi a Pieve di Zoldo e a Livinallongo dal 2000 al 2012. Ha ricordato inoltre i meriti acquisiti sul campo, come si suol dire, per i quali Don Alfredo ha avuto importanti riconoscimenti. Sentiamo. Ripercorriamo sommariamente l'itinerario della sua vita. Don Alfredo l'ha spesa tutta per il Signore e il suo regno, con generosità e tenacia, con la capacità di accogliere e di accompagnare le persone e di condividere gioie e sofferenze. Con lo stile insieme mite e gioviale, deciso ed esigente del buon pastore, che sente fino in fondo la responsabilità di essere guida sicura per il suo gregge. Monsignor Alfredo Murer era nato qui a Falcade il 5 aprile 1932 da Vittorio e da Gans Maria. Nel suo testamento spirituale, ricordando i suoi genitori, così ha scritto: a loro rivolgo un grazie sincero per avermi dato la vita, l'amore per il Signore, una educazione cristiana e la possibilità di seguire la chiamata al sacerdozio. In seminario mi sono stati vicini con l'incoraggiamento, con la preghiera e con l'aiuto economico, privandosi di tante cose. Dopo la prima formazione cristiana, in famiglia e in parrocchia, accompagnato dai parroci Don Giovanni e Don Igino, a cui era molto affezionato e riconoscente, frequentò gli studi nei seminari diocesani e fu ordinato presbitero il 2 luglio 1955 a Belluno in cattedrale. Nominato vicario cooperatore a Cadola, vi rimase per 2 anni. Quindi passò come primo parroco alla neonata parrocchia di Col di Cugnan dal 1957 al 1975. In quegli anni contribuì attivamente all'edificazione della nuova chiesa parrocchiale consacrata nel 1972 e fu tra i fondatori del locale gruppo dei donatori di sangue. Durante tutta la vita Don Alfredo rimarrà attivo e convinto sostenitore dell'associazione Avis, ricevendo diversi riconoscimenti per l'alto numero di donazioni di sangue effettuate, dimostrando grande sensibilità e generosità verso il prossimo sofferente.
Nel 1975 diventa arciprete di Pieve di Zoldo e vicario foraneo e dal 1995 anche amministratore parrocchiale di Zoppè di Cadore. Nel contempo assume vari incarichi all'interno degli organismi diocesani. Rimane in Zoldo fino al 2000, prodigandosi nelle attività pastorali, nonché sociali e culturali, provvedendo al restauro delle chiese e degli edifici parrocchiali e sostenendo in particolare il pensionato per i figli degli emigranti all'estero. Lasciata a malincuore la responsabilità di parroco a causa dell'età e della salute precaria, si è ritirato a Belluno, in via Feltre, dove ha trascorso questi ultimi anni dedicandosi alla preghiera, al ministero della confessione e continuando a coltivare buone relazioni di amicizia e stima con tante persone incontrate lungo il suo ministero. Negli ultimi anni i problemi di salute si sono via via accentuati, fino al ricovero nell'ospedale di Belluno il 5 ottobre scorso e al successivo peggioramento che hanno portato alla morte all'alba del giorno del Signore, domenica 10 novembre. Un pensiero di sincera riconoscenza va alle care persone che in questi ultimi anni, in particolare nelle ultime settimane di malattia e degenza in ospedale, si sono fatte vicine a Don Alfredo con premurosa attenzione. Dieci anni fa, un gruppo di una mezza dozzina di persone ha pensato bene di vagliare il ruolo della cultura in un piccolo paese quale Alleghe e di fare qualcosa di concreto per diffonderla. Ecco che, in collaborazione con l'allora amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Gloria Pianezze, è nata la biblioteca, che ha trovato sistemazione nella mansarda dell'edificio comunale. Nadia Callegari, tuttora responsabile della gestione della biblioteca ed una delle fondatrici, traccia un consuntivo dopo 10 anni di attività e con tante buone idee pensa al futuro. Ma io spero che sicuramente abbia incentivato la voglia di cultura e di lettura, soprattutto essendo una biblioteca di pubblica lettura. Sia tra le persone adulte che tra i bambini che la frequentano abitualmente. E, sicuramente all'interno della biblioteca sono state fatte delle cose per condividere il piacere della lettura, come il gruppo di lettura Arcobaleno di Voci, che ha fatto un sacco di diverse cose in giro per l'Agordino e non solo. Facciamo parte delle biblioteche bellunesi, biblioteche bellunesi sono tutte le biblioteche della provincia di Belluno che sono coordinate dalla provincia nella persona in particolare di Manuela Francescon tra le altre cose ultimamente le nostre biblioteche danno anche la possibilità, oltre che fruire degli interprestiti, quindi di prestiti di libri che se non sono per esempio nella biblioteca di Alleghe un utente può andare a prendere, che ne so, la biblioteca di Feltre piuttosto che di Belluno, piuttosto che di Puos dal Pago, e dà anche la possibilità di prendere in prestito dei libri con una app che si chiama MLOL, che è raffigurata in questo volantino, e quindi dà la possibilità a chiunque, iscrivendosi presso la propria biblioteca, di poter avere in prestito dei libri, anche di leggere per esempio delle riviste o di consultare, che ne so, degli spartiti. Io avrei dei sogni come così da applicare a una biblioteca in un paese anche piccolo come questo, no? Anzi, in paesi piccoli come questo. Noi da Cencenighe in su, quindi da Cencenighe ad arrivare a Pieve di Livinallongo, siamo l'unica biblioteca pubblica aperta per quanto ne so, o comunque che fa parte del sistema delle biblioteche bellunesi, e quindi sarebbe molto bello che questo
tra virgolette, questo servizio venisse anche supportato dagli altri comuni in qualche modo e che venisse ampliato con attività diverse e, o magari addirittura che venisse messo in mano alla comunità montana e che la comunità montana desse la possibilità alle biblioteche del Lagordino di lavorare in rete e quindi di poter fare delle cose molto più efficaci, no? A livello culturale. E guardo casa mia laggiù, è un puntolino bianco e niente più, ed io sto bene qui. Ad Agordo è così, ad Agordo è così.